Il cantiere del prolungamento della metro fino a Piazza Bengasi è in ritardo sul ritardo. E poco conta che si sia fatta la classica inaugurazione finta, alla presenza anche di Fassino con la talpa che viene calata giù nel cantiere e poi viene ritirata su appena vanno via le autorità. I fatti dicono un altro ritardo. Ricordo che la talpa doveva arrivare nel 2013, 3 anni fa. Poi l'azienda che aveva l'appalto per il cantiere lo ha lasciato perché ha iniziato una procedura che poi l'ha portata al fallimento. Ora nel nuovo cronoprogramma i lavori dovevano essere finiti a novembre del 2017, invece ora ci dicono che si andrà nella primavera del 2018, quindi poco conta che Infratò dica che contesta questo ritardo derivante da un altro fermo lavori. La realtà è che i cittadini dovranno aspettare ancora e ancora per avere quel chilometro e mezzo di metropolitana. Nel frattempo proseguiranno e si aggraveranno i disagi soprattutto per i commercianti, perché è chiaro che un cantiere aperto per così tanto tempo fa dei danni. Questa settimana si è fatto un gran parlare del famoso studio della Bocconi relativo all'analisi costi-benefici del TAV. Noi vorremmo solo ricordare al quasi ex sindaco Fassino che questo studio, prima di tutto, non è pubblico. Provate a cercarlo in rete e vi accorgerete che non è possibile trovarlo. Noi abbiamo anche provato a richiederlo con un accesso agli atti e ci è stato negato dallo stesso commissario Foglietta, che ce l'aveva promesso durante l'audizione di ottobre, la famosa audizione di ottobre durante la quale aveva citato il mago Otelma in riferimento alle previsioni sul PIL al 2027. Questo famoso studio della Bocconi sarebbe stato realizzato dal signor Baccelli. Signor Baccelli che attualmente siede nel CDA di Telt, che è per l'appunto il soggetto incaricato di portare avanti la realizzazione della grande opera in Val di Susa. Ricordiamo che dal punto di vista delle ricadute per la Val di Susa, che è il territorio attualmente interessato dalla realizzazione del tunnel geognostico, dal punto di vista delle ricadute non ci sono dei dati reali che possano confermare un beneficio per la valle. La famosa legge De Marche Grand Chantier adattata alla realtà piemontese si è dimostrata in tutti i suoi limiti e non ha portato nessun beneficio per la valle, e anche le misure speciali adottate proprio sulle linee dedicate alle imprese valsusine non hanno prodotto i benefici attesi. Al sindaco uscente della città metropolitana, perché ricordiamo che il sindaco di Torino diventa anche il sindaco della città metropolitana, chiediamo onestà, chiediamo di esibire dei dati certi e che non siano gli stessi dati che Telt pubblica sulla sua pagina, escludendo le cooperative che prendono la fetta più grossa di questa torta.